Allora, intanto vi presento i nostri ospiti, Michele Ruschioni, giornalista gastronomico. Francesco Baldissera dell'associazione FIA Canima di Confindustria. In postazione c'è il nostro Dino De Bellis, il nostro chef, benvenuto. Buongiorno. Dino, tu utilizzi la pentola a pressione? So che ci sono diverse scuole di pensiero tra gli chef. Sì, la utilizzo, ma in determinate preparazioni, quindi facendo molta attenzione. Facendo molta attenzione. Molto... Tra poco ci mostrerai cosa stai preparando e anche i segreti della cottura con la pentola a pressione. Torno da te tra poco. Allora, Ruschioni, perché è ancora in commercio questo strumento, la pentola a pressione, con questo grande successo? Allora, innanzitutto perché è utile. Ok, è uno strumento utile che coniuga, riesce a fare, a mediare la voglia di cucinare, quindi di sporcarsi le mani, con la necessità però di essere al passo con i tempi e quindi andare di fretta. E immaginatevi però che cosa è accaduto nel 1950, quando gli italiani si sono visti arrivare in commercio le pentole a pressione, che ricordiamo nasce sulla fine del 1600, quindi in Italia arriva un modello sicuramente più evoluto, gli italiani si trovano di fronte a questo strumento, spalancano la bocca e la prima cosa che pensano, sai qual è? Oddio, questa mi scoppia in cucina, ok? Perché gli italiani inizialmente ne sono spaventati. Questa sensazione, questa emozione, diciamo, ci ha lasciato un po' di sospetto nei confronti di questo strumento, ma in realtà noi dovremmo, ecco il sibilo classico della pentola a pressione. Questo è il sibilo classico, non della caffettiera, ma della pentola a pressione. Ma per far scoppiare una pentola a pressione ci dobbiamo veramente mettere d'impegno, cioè ci dobbiamo trasferire in un laboratorio di fisica e metterci là e fare gli esperimenti, perché oggi le pentole a pressione sono non sicure, strasicure. Chiedo ai nostri ospiti insieme, se nella loro letteratura, nella loro diciamo casistica, quante volte hanno sono segnati sta pentola a pressione che scoppiava, insomma, io credo molto 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 poche. Molto poche. Baldissera, allora cerchiamo di capire come funziona realmente una pentola a pressione e quali sono i dispositivi di sicurezza di cui è dotata. Ma innanzitutto il funzionamento di una pentola a pressione è molto semplice. La pentola a pressione si basa sul rapporto tra temperatura e pressione all'interno della pentola. Il funzionamento, grazie a un coperchio a chiusura ermetica studiato appositamente, all'interno della pentola la temperatura si innalza sopra i 100 gradi, a questo punto si genera del vapore che incrementa la pressione. Ecco che in questo modo noi possiamo andare a cucinare i nostri alimenti in maniera veloce, ma anche in maniera molto salutare. Infatti con la pentola a pressione riusciamo a risparmiare fino al 35% delle vitamine del cibo e, non necessitando di condimenti aggiuntivi, abbiamo un prodotto che è altissimamente ridigeribile. Senta, se mettiamo sul fuoco la pentola a pressione e non sentiamo il sibilo che abbiamo sentito prima, chissà se il nostro regista ce lo può rimandare in onda, significa che c'è qualcosa che non va? No, assolutamente no. In quel caso possono essere due le motivazioni. La prima è che sbadatamente non abbiamo aggiunto dell'acqua e quindi non si crea vapore all'interno della pentola, ma a quel punto abbiamo un problema con il nostro cibo. E l'altro può essere dovuto al fatto che la fonte di calore, che sia gas, piastra o induzione, non ha una potenza sufficiente da garantire la generazione del vapore. A quali accortezze dobbiamo fare attenzione per non correre dei rischi con la pentola a pressione? Ma diciamo che le accortezze sono di due nature. La prima è legata al prodotto e la seconda all'uso che il consumatore ne fa. Legata al prodotto bisogna verificare le condizioni della guarnizione e sicuramente che la valvola di esercizio non sia mai ostruita. Quelle legate all'utilizzo, va da sé che trattandosi di vapore non bisogna esporsi direttamente alla fuoriuscita di vapore, dopodiché bisogna sempre verificare che almeno 250 ml di acqua siano sempre presenti. Senta, quanto costa una buona pentola a pressione? Quanto bisogna spendere? Qui abbiamo tanti modelli, dipende un po' dalla tipologia di manico. Abbiamo la classica con apertura a maniglia, che è da sempre nelle case degli italiani. Abbiamo un'apertura con manico baionetta, abbiamo l'apertura ganascia, abbiamo differenti livelli di valvole. Abbiamo una valvola che consente già la programmazione in base al cibo. Quindi il prezzo cambia a seconda delle funzioni? Il prezzo cambia a seconda della tipologia di pentola che andiamo a acquistare. Diciamo che andiamo da un minimo di 50-60 euro fino
a un massimo di 250-260. Quindi la forchetta, come vedete, è molto ampia. Costi medi per pentola a pressione da 59 euro a 259 euro. Rivediamo il vademecum per la sicurezza dell'uso della pentola a pressione. Lo abbiamo visto all'inizio, rivediamolo magari cercando di leggerlo nel dettaglio. Nei modelli con guarnizione bisogna verificare di tanto in tanto lo stato di usura, non lavare mai coperchi e guarnizioni in lavastoviglie. Passiamo alla parte nutrizionale. Ruschioni, cosa accade ai cibi cotti nella pentola a pressione? Allora, per farvi intendere, questa non è ovviamente un'aula di chimica, noi possiamo metterci a spiegare formule, ma immaginate che i vostri cibi vengano coccolati e accarezzati dal vapore. Mm-hmm. Ecco, questa è un po' l'immagine, no? Purché si rispettino i tempi di cottura, perché altrimenti va tutto in malora. Quello che sta dentro la pentola a pressione lo dovete dare al cane o al gatto, sempre che il cane e il gatto lo vogliono mangiare. Se rispettiamo se i parametri, il cane e il gatto, esatto, altrimenti nell'umido. Se rispettiamo quei parametri, state certi che il cibo verrà alla fine verrà delicato, con un mantenimento dei principi nutritivi. Tra l'altro si usano dei cestelli per non far stare il cibo a contatto con l'acqua, e in questo modo tutti i micronutrienti che sono idrosolubili vengono salvati. Quindi dal punto di i pediatri consigliano alle mamme di utilizzare la pentola a pressione, perché è una tipologia di cottura che conserva tutte le proprietà nutrizionali. Quindi è vero che è una cucina più sana? Sì, sì, è una cucina assolutamente sana che non violenta, non strapazza i nostri alimenti, i nostri tanti bei ingredienti che abbiamo nelle cucine italiane. Questo sicuramente. Evviva! Allora, dal di sera abbiamo